Buongiorno, oggi siamo nell'entroterra laziale, più precisamente a Villa Clementi, nella città di Cave. Si tratta di una villa storica che durante l'ultimo conflitto mondiale fu occupata dai soldati tedeschi e successivamente bombardata dagli aerei alleati, subendo notevoli danni strutturali. Per questo edificio è previsto un sistema di rinforzo CRM che rientra nelle modalità previste dal regime di agevolazioni Sisma Bonus. Lo scopo di questa tecnologia è di migliorare le proprietà meccaniche della muratura e di aumentare il grado di collaborazione tra gli elementi che la compongono. Rispetto ai sistemi tradizionali tipo betoncino con reti in acciaio, i sistemi CRM realizzati con mappe Wallington che rinforza e mappe Net M40 sono applicati in spessori minori, sono più pratici nella messa in opera, hanno maggiore durabilità anche per la totale compatibilità del sistema con le murature esistenti. Mappe Wallington che rinforza è una malta per intonaci ed ha muratura traspirante e fibronforzata. Ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica naturale, a bassissima emissione di VOC, per la realizzazione di intonaci strutturali anche armati ed allettamenti. Abbiamo rimosso tutti gli intonaci esistenti fino ad arrivare alla muratura sottostante ed eseguito ripetuti e abbondanti lavaggi al fine di ottenere una superficie sana, compatta e priva di parti in fase di distacco. I vuoti e le discontinuità sono state ripristinate con mappe wall in tonaca rinforza. Procediamo con lo spolvero delle superfici della muratura. Realizziamo sulla muratura fori di diametro 16 mm con un'incidenza di 4 o 5 fori al metro quadro. Inseriamo in ciascun foro piccole barre aventi una lunghezza superiore di almeno 10 cm rispetto alla profondità del foro. Procediamo pulendo i fori mediante aria compressa. Prima dell'applicazione di mappe wall in tonaca rinforza, occorre bagnare il supporto al fine di impedire che quest'ultimo possa sottrarre acqua alla malta, pregiudicandone le caratteristiche prestazionali finali. Applichiamo un primo strato di almeno 10 mm di mappe wall in tonaca rinforza, partendo dalla parte bassa della muratura verso l'alto. Posizioniamo sull'intonaco ancora fresco mappe Net M40, rete in fibra di vetro alcali resistente. Schiacciamo la rete con una spatola metallica al fine di favorire l'inglobamento della stessa rete nella malta sottostante. Rimuovere le barre precedentemente utilizzate. Inserire in modo lento e con piccole rotazioni mappe Net M-Connector in ciascun foro, in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria eventualmente presente. Realizziamo delle fasce verticali anche utilizzando delle guide metalliche al fine di facilitare la staggiatura finale. Applicare un secondo strato di mappe wall in tonaca rinforza al fine di ottenere uno spessore finale di almeno 30 mm. Dopo l'applicazione attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia. La finitura della superficie dell'intonaco può essere eseguita con frattazzo di plastica, di legno o di spugna già dopo alcune ore dall'applicazione. Attendere circa 7 giorni per centimetro di spessore di intonaco applicato per la corretta stagionatura dello stesso.